allineare la palla nella direzione in cui vogliamo far partire il nostro pad. Sì, no, quando, perché? Bella G! Bella B! Oggi, grazie al nostro amico Fabri, guarderemo un pochino che cosa si può fare per avere un pad più regolare. Un metodo che utilizzano molti giocatori per prendere la mira è sfruttare le linee presenti sulla palla. In questo caso abbiamo una palla con delle belle linee che si vedono bene, allinearle lungo la direzione di tiro e pattare in quella direzione. Grazie anche magari a un pat con una bella riga. Infatti la combinazione, a mio avviso, vincente è quando entrambe le linee sono vicine e riescono a essere quindi allineate in maniera perfetta. Però è un metodo che funziona per tutti. In linea di massima funziona bene per chi patta come lui, ovvero con un pad che si muove abbastanza dritto lungo la linea di tiro, quindi non tanto per i giocatori che pattano ad arco, a meno che non usiamo la linea soltanto come indicazione visiva su dove appoggiare il pad e poi dopo ce ne dimentichiamo. Sì, certo, totalmente. Perché se quando facciamo lo swing abbiamo una linea così importante come quella di questo pad per esempio e muoviamo il pad ad arco, Benny, facci vedere un pad ad arco. Giusto per capire, il pat in linea è un pat che comunque fa sempre un piccolo arco, ma sta praticamente sempre sulla stessa linea, che è quella che unisce palla e obiettivo e poi si allunga verso il dietro della palla, mentre un arco, esatto, come in questo momento, è molto interno magari in fase di caricamento e poi ritorna molto interno anche dopo aver colpito la palla. Può essere anche il contrario, cioè un pat che si muove esterno e poi torna interno, esterno, esterno. Ecco, attenzione, perché quando si ha una linea così importante sul pat e il pat non si muove così tanto in linea, il rischio è che ci viene un po' il mal di mare, perché vediamo questa linea che si muove strana e ci viene poi da riportare con le mani il tutto un po' più dritto. Esatto, soprattutto se c'è la linea della palla che ci guida ad andare in una determinata direzione. Quindi la palla ci dice dove tirare, il nostro bastone a un certo punto si trova qui, ciao. Cerchiamo di mandare due linee nella stessa direzione, andiamo a manipolare troppo il pad e la palla non parte. Questi sono degli esercizi che si possono fare per capire se vale la pena o meno utilizzare la linea e proprio così, cioè ci dà fastidio la linea, esatto, del pat? Non ci dà fastidio? Ci sono dei giocatori che con la linea per terra della palla impazziscono, eh? Per esempio, io sono uno di quelli, perché nel mio caso io non guardo la parte centrale del pat, ma guardo queste parti qua, le parti periferiche, diciamo, della la punta del bastone, e lì devo cercarmi di trovare un riferimento verso la linea di tiro. In questo caso non ne ho neanche uno. E quindi già tendenzialmente bene, ma non benissimo. Miro leggermente più a destra della buca e poi gli do una richiusura con le mani. È un errore, però mi sono abituato così. Quindi per me vedere una linea della palla abbastanza dritta, in questo caso a me sembra che la pallina vada a puntare qua. Una delle cose che bisogna fare se si vuole applicare questa tecnica è rifare la convergenza del occhio. Esatto. Palla linea. Quindi scelgo di pattare con la linea, che è una buona scelta perché ci dà un bel riferimento. Bisogna allenarsi a pattare con la linea e trovare i metodi per allineare il più possibile la palla alla buca. Come fai tu? Prova a mettere quella palla dritta. Allora, guardate la procedura, una, esatto, procedura corretta per allineare la palla. Si può usare il pat come riferimento per cercare di allineare, si può usare un punto di riferimento per terra. Possiamo usare quello che vogliamo, basta che poi, una volta che ci mettiamo sulla palla, ci fidiamo del fatto che la linea sia dritta. Vai Fabri, facce vede. Anche perché tra un po' ti facciamo un po' di domande e ti facciamo cambiare misura. E diventa un po' più ostico. Però adesso, al di là del risultato, che comunque è sempre ottimo. Comunque sempre una palla in buca. Esatto, rimane che se la linea è dritta e tu muovi il pat abbastanza in linea, queste due cose ci portano da una parte a essere un po' più sicuri, dall'altra parte ad avere un pat più ripetitivo. Questo tu lo applichi su tutte le misure di pat, cioè metti sempre la linea dritta della palla? Tendenzialmente la metto sempre la linea fino a distanze che arrivano intorno ai 7-8 metri.
Oltre a quelle distanze lì cerco la linea, ma tendenzialmente poi mi fido un pochino più della sensazione, proprio perché poi intervengono altri fattori o cose del genere. Quindi tu hai un limite massimo oltre il quale non vai, o vai un po' a, diciamo, fino agli 8-9 metri metto proprio la linea, okay, sì. Poi oltre vado di feeling. Esatto, molto spesso quello che si può fare è quello di sentirlo. Adesso, per esempio, su questa direttrice il pad continua a essere abbastanza dritto. Quindi sicuramente quando ci si comincia ad allontanare, una delle cose più importanti è azzeccare la forza. Però se togliamo il rischio di sbagliare la direzione perché mettiamo la linea dritta, ok, quindi per esempio fammi vedere, mettiamoci da un pat a questa distanza, abbiamo una linea forse appena destra-sinistra, sì, però, ma veramente poco, quasi dritto. Qui aver tolto una variabile, cioè avere la linea del pat e della palla dritti, ci garantiscono di poterci concentrare solo sulla forza. Esatto. Attenzione però al contrario, non è che una volta che abbiamo messo la palla dritta dobbiamo solo concentrarci su tirare il pat dritto. Per questo in bocca come mamma, se fossero canestri. Mamma mia. Vai, raccattami un attimo le palle perché adesso ti faccio vedere una cosa. Ecco, questa è una distanza, ok? Non abbiamo contato i passi, ma saranno 7-8 metri. Vediamo. 7 metri. 7 metri. Ok. Stessi 7 metri che sono sicuramente dentro un range ragionevole. Mi toglieresti quelle due foglie? Dentro un range ragionevole, ok, di un pat con la linea. Se ti metto in questa situazione dove siamo su una pendenza, quindi su un mound, e c'è una doppia pendenza vicino alla buca, ti verrebbe ancora da mettere la palla dritta? Siamo più o meno alla stessa distanza di prima. Palla dritta no, cerco di andare a vedere le pendenze del green. Esatto. E la linea mi serve per darmi il punto di partenza. Però la metti comunque. Sì, okay. Perché a me serve il punto di partenza. Ecco, secondo me questa è la zona dove bisogna cominciare a decidere, anche se si utilizza la linea, se fare quello che fa giustamente Fabri, ovvero mi metto la linea dove voglio farla partire, così sempre mi tolgo una variabile, a quel punto poi devo solo pensare alla forza, oppure cominciare già ad andare un pochino più di feeling. Più ci si allontana e più pendenze ci sono, e più è facile arrivare poi a scegliere il solo feeling. E questo però dipende anche molto da come visualizziamo la palla quando guardiamo le pendenze. Esatto. Quindi se riusciamo a visualizzare bene il devo far partire la palla in una direzione, allora la linea è perfetta. Tanta roba. Se invece visualizziamo più l'arco che farà la palla sulla pendenza o il punto di massima pendenza dove la palla inizierà a girare, allora la linea inizia a essere quasi un contro. Infatti io per esempio l'ho tolta, ho giocato per tanto tempo con la linea, soprattutto sui pat corti, quando poi ho capito che oltre una certa distanza, che erano veramente corti, cioè massimo 2 metri, sopra non mi serviva più, poi a un certo punto ho cominciato a farmi andare bene anche quelli corti senza, anche perché un po' si perde tempo, bisogna sempre essere molto veloci. Una delle cose che consiglio sempre, immagino che tu la faccia, anche perché ho visto che lo fai con una certa naturalezza e velocità, è che bisogna prepararsi e abituarsi a farlo, quindi immagino tu lo pratichi il fatto di mettere la linea. Sì, assolutamente, quando pratico sul putting green mi abituo a usare la linea, proprio perché quando sono in gara poi questa cosa qua mi aiuta e quindi velocizzo il più possibile. Poi sfrutto anche i momenti che magari se gli altri giocatori sono che stanno pattando sull'altra parte del green, io posso già iniziare a guardarmi pendenze eccetera, certo, decidere il punto di partenza dove mettere la linea e quindi essere subito sei pronto più veloce sulla palla. Perché è vero, tante volte noi consigliamo delle cose molto carine per togliere delle variabili, è ovvio che ognuna di queste cose allunga leggermente i tempi e quindi bisogna essere in grado di inserirle bene nel contesto del esatto, gioco. Esatto, perché sennò il rischio è davvero poi di perdere troppo tempo e diventare anche fastidiosi per se stessi e per gli altri. Quindi, mentre ci imbuchi questo semplice vedere da 8 metri in costa, tanto ormai imbuchi qualsiasi roba, riassunto dei pro e contro per la linea. Allora, prima cosa, testate. Va non c'è allenato, cosa migliore di provarlo. Cioè, prendete, ma quasi tutti i pat almeno una piccola linea l'hanno, anche i più bladini hanno una piccola linea, si prende una linea sulla palla che può essere la scritta
della tipologia di palla, o meglio ancora una palla addirittura con la linea, o la si fa con gli strumenti che ci permettono di tirare una riga perfettamente dritta, e si prova. Mio consiglio: provate pat appena fuori dal data e piano piano allontanatevi. Prima senza pendenza e poi aggiungendo un po' di pendenza, perché così avete nell'ordine capito da che distanza potrebbe realmente servirvi. Potete capire se vi conviene usarlo soltanto su pat più o meno dritti, oppure su pat anche con la pendenza, e poi a quel punto mixate le cose e decidete se portarlo anche in campo dopo averlo praticato e allenato, perché sennò è veramente un po' dispendioso di tempo, oppure se forse è meglio evitare e continuare ad andare un po' a polpastrello. E mentre Fabri ci finisce la buca, perché adesso vogliamo vedere, l'ha imbucate tutte, adesso vogliamo vedere se la imbuca. Sai che questo pat è molto simile a uno che ha giocato nel suo rat trap? Quindi avete visto il suo rat trap, e soprattutto mettete la linea, e se la mettete, con che criterio avete scelto di metterla e fin dove come distanza? Solissimo. Pat dentro. Fateci tanta sapere roba. Cosa ne pensate della linea e del suo rat trap qui sotto nei commenti, e ci sta.